Bentornato su Facile Sommelier. Oggi andiamo in questa meravigliosa isola italiana che è la Sardegna e parliamo di Cannonau, questo vitigno a bacca nera che è diffuso un po' in tutta la Sardegna e che troviamo anche in Spagna sotto il nome di Garnaccia o in Francia sotto il nome di Grenache. Dalle sue uve nasce la DOC Cannonau di Sardegna, che è divisa in tre sottozone: Capoferrato, Jerzu e Nepente di Oliena. Le tipologie sono il Cannonau classico, il rosato, il liquoroso secco, il liquoroso dolce ed il passito. Andiamo a fare la nostra degustazione di questo vino e apriamo come al solito la nostra bottiglia con le incisioni del caso che andiamo a fare. Puntiamo bene al centro come al solito, in verticale, cominciamo a girare, ormai siete tutti sicuramente super esperti. Prima leva, seconda leva, fino a quasi tre quarti, il nostro frangino, piccoli movimenti, ci giriamo per sentire il tappo, dal tappo già si sentono i tipici profumi del Cannonau, lo mettiamo sul piattino, ultima pulizia interna per evitare che qualche sedimento vada all'interno e versiamo il nostro Cannonau. Colore tipico del Cannonau, un rosso rubino, lo portiamo al naso. È fruttato, sentori sicuramente di frutti di bosco, è anche un po' etereo, andiamo ad assaggiarlo. Caratteristiche fondamentali, sicuramente una buona acidità e una persistenza, si continua a sentire in bocca anche un bel po' dopo la deglutizione. Beh, abbinamenti consigliati, direi quale migliore abbinamento se non i piatti tipici della cucina sarda, e quindi ad esempio il maialino sardo su tutti quanti. Ci vediamo nel prossimo video su Facile Sommelier.